Oggi si celebra la Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Una consapevolezza importante che si è diffusa è come una luce che abbaglia, che illumina il sentiero di chi intende percorrerla. Ciao bambini, buonasera a tutti. Io vi do il benvenuto a nome di tutta l'amministrazione comunale di Iglesias, insieme alla collega Angela Scarpa, io mi chiamo Claudia Sanna. Siamo qui oggi per celebrare. Essere oggi qua nella giornata del 2 aprile, che ricorda appunto la giornata dell'autismo, è importante perché l'autismo già in sé è purtroppo un disturbo che porta all'isolamento, per cui parlarne è il modo attraverso il quale conoscere questo disturbo, di conoscere questo mondo e il mondo di questi ragazzi. Noi abbiamo il dovere di promuovere intanto una cultura di inclusione e far sì che i bambini sin da piccoli si abituino a quella che è la diversità che non deve sicuramente far paura. Dobbiamo dare degli strumenti, che sono gli stessi strumenti di cui hanno bisogno i nostri figli, per esempio la possibilità di avere accesso al mondo del lavoro con delle strategie mirate. Si possono sicuramente e si devono fare tantissime altre cose, per questo è importante fermarci, maturare una consapevolezza che sia una consapevolezza che ci porti a riflettere veramente in modo significativo su quello che ancora possiamo mettere in campo, su un mondo che non viaggia in parallelo al nostro, ma che assolutamente è accanto a noi e necessita di essere capito con degli strumenti adeguati. Perché si parte proprio dalla scuola, la scuola che dà l'esempio. Appunto, vivendolo in prima persona, mio figlio ha ancora due amici degli elementari, per cui i maestri sono i secondi genitori, chi meglio di loro. Per noi Amici della Vita sono fondamentali, è da anni che seguiamo queste iniziative e un grazie alla scuola, in particolare a Cristian, perché per noi la scuola è fondamentale, è il punto dal quale si parte. Poi noi con le associazioni, in società, cerchiamo di portare avanti questo pensiero. Per noi l'autismo è un valore aggiunto, abbiamo visto Emanuele e siamo cresciuti con lui. Questa malattia era sconosciuta, addirittura le persone nascondevano i figli con queste patologie e cose, invece adesso vediamo anche Emanuele che gli stanno, almeno la mamma è riuscita a portarlo fuori con l'aiuto di tutte le altre persone. Vivono nel loro mondo, non vivono nel loro mondo, vivono nel nostro mondo, forse sicuramente lo guardano da un altro punto di vista e sarebbe bello che tutti noi imparassimo a guardarlo da quel punto di vista. La
testimonianza, il racconto, la narrazione, ma anche la semplice, il semplice vivere certe esperienze, sono dei semi gettati appunto nelle anime, nei corpi di questi bambini, ma anche delle persone un po' più adulte, che appunto servono a sensibilizzare maggiormente sull'autismo, ma in generale sulle difficoltà della vita. Quest'anno, avendo una classe prima, la mia priorità è stata l'attenzione soprattutto sul linguaggio che i bambini devono utilizzare o dovrebbero imparare relativamente all'autismo. Quindi non più un bambino, una compagna, un compagno autistico, ma un compagno con autismo. Abbiamo fatto molta attenzione insieme alle mie colleghe al linguaggio, proprio perché i bambini capissero fin da così piccoli, fin da quando hanno 6 anni, la differenza che c'è in questo termine. Dire un bambino con autismo significa che ha anche quella caratteristica, e quello è stato spiegato loro, ma non che è un bambino che è soltanto quello. E quindi siamo andati alla ricerca dei talenti di questi bambini con autismo, cosa sanno fare. Per i bambini sono stato molto contento, mi ha fatto una grande felicità immensa nel mio cuore, perché vedere i bambini mi ha fatto tornare, un bambino anche a me mi ha fatto tornare, e vedere a loro che sono allegri, che sono felici, che gli piace la chitarra, gli piace la musica, per me è una cosa molto importante e mi fa veramente piacere. Via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero. È stato un passo da noi, più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore, tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via.